Buonasera, bentrovati alla diretta streaming di GQ Spirit of Cortina, sono Giovanni Audi questa sera con noi un amico di eh, GQ Giorgio Rocca. ciao Giorgio. Ciao, buonasera, buonasera. Buonasera e benvenuto, allora giornata molto intensa qui a Cortina, c'era il sole, un po' di freddo, nel primo pomeriggio si è alzata anche una bavetta di eh, vento, eh, non certamente insidioso, però insomma intanto facciamo la cronaca, è stata una giornata... Di sport con la combinata femminile e maschile, quindi Super G e slalom, e l'Italia non è andata bene. No, non siamo riusciti. Io ero convinto che eh, per entrambe eh, ci sarebbe potuta essere un'opportunità, con Brignone che era in un'ottima posizione, l'avevano andata in una forma pazzesca in slalom, soprattutto perché stava sciando bene e invece tonetti in ha un po' toppato probabilmente le condizioni della pista sono molto più vicine all'estremo che, che al facile anche mm -hmm. se il pendio è abbastanza facile ma quando c'è poca pendenza ed è molto ghiacciato si fa molta fatica a fare carvare lo sci e andare bene sulla lamina perché bisogna essere molto cattivi lui non è riuscito brignone alla terza porta è uscita eh. ha peccato un po Purtroppo un po' di tattica, perché quando è così ripido che le partenze sono difficili, bisogna prendere ritmo. C'era una doppia alla quarta porta, io ho fatto la prepista e questo l'ho provato, però ho pensato come pensavo quando facevo l'atleta, cioè parto con calma, tasto un po' il terreno e poi dalla, dalla quinta curva in poi comincio a fare la gara. Certo, eh, appunto, ricordiamo Giorgio, tu hai aperto sia lo slalom maschile che quello femminile, quindi quella pista che poi è un, un leggero pendio che chiude di fatto l'Olimpia delle Tofane, arriva al, al, allo shous finale di eh, Rumerlo, che sicuramente avete più volte visto inquadrato in questi giorni. Chi è appassionato l'ha visto in televisione, ma comunque è uno storico eh, luogo di eh, cortina, celeberrimo anche per il caminetto, eh, più che è celebrato in mille forze. Eh, film uh, su questa località. Tornando invece al momento sportivo, la pista mi hai detto bella, dura, dura, dura. No, è, è proprio marmo. Cioè, <ride> ho, ho fatto veramente fatica, cioè, le gambe a pezzi, <ride> perché scio come quando ciamo insieme. Certo. Però un'altra intensità, qui devi partire, devi essere soprattutto in slalom dove i timing e il tempo tra una porta e l'altra sono 9-10 metri, devi essere mega rapido e devi mettere lo sci sullo spigolo presto, lo sci deve deformare, deve agganciare la neve, altrimenti se metti troppo poco spigolo e non sei efficace e fai tagliare lo sci, lo sci scarroccia, e derapa. E, e, e non tieni, vai fuori linea, esci, infatti i tre apripisti dopo di me sono usciti tutti e tre, <ride> quindi in quello ho vinto, <ride> però insomma è, è complicato, e poi Vabbè. chi doveva vincere ha vinto, tanti, anche degli uomini sono usciti, certo. però un mondiale deve essere anche un po' così, eh, cioè, sì. per quello che ho detto un po' vicina più all'estremo che al facile, ma perché un pendio così, se la neve fosse stata troppo tenera... Non avrebbe avuto certo. sì perché diciamo, non è ripidissimo chi deve realtà. vincere oggi ha potuto fare la differenza sì, chi sì, aveva certo. la, il carattere, capacità. E è chiaro che il, il super gigante era più un gigante che una discesa, e quindi ha agevolato un po' di più, ahimè, i tecnici. Senti, eh, al cancelletto di partenza c'era una grande pressione su Federica Brignone in particolare perché nel Super G era andata benissimo, aveva fatto il miglior tempo, dietro di lei a un solo centesimo c'era Elena Curtoni, eh, quindi diciamo che a quel cancelletto partire per prima ci vuole veramente un momento di gelo assoluto dentro e una calma oh, veramente da, da mondiale. Sì, poi una con la sua esperienza. Io pensavo, mi sono messo un po' nei suoi panni, gli ho anche parlato durante la ricognizione, perché ho fatto quello che facevano gli atleti. Ehm, che avesse un po' sdrammatizzato facendo questo miglior tempo il passato fino ad oggi, sì. e questo gli avesse dato anche un po' di carica. Probabilmente ce l'aveva, mm. però in una pista di slalom dove sai che comunque quali sono le tue skills eh, e devi conoscerti magari un po' meglio in parecchi hanno sbagliato la terza porta però se fossi stato io in partenza gli avrei detto diciamo di iniziare a sciare dalla quinta porta in poi perché comunque è, quando ci sono le partenze ripide e non hai velocità c'è un punto in cui inizi a sciare c'è certo. un punto in cui e da, dalla partenza quando spingi a quando arrivi lì Tasti un po' il terreno e inizi a capire qual è il feeling e quanto aggressivo devi essere. Certo, Invece, certo. lì è partita probabilmente a tutta, volendo tra un po' strafare, perché sapeva che dietro c'era Schifrin, Vlova e Ghisin, che poi hanno fatto podio, Primo, che di sicuro avevano il coltello tra i denti. Esatto. E devo dire che le loro skills in slalom sono un po' maggiori. Un po e maggiori. Quindi, però, vabbè. È cioè, andata come andata le gare? Eh, io ne ho fatte mm, a centinaia <ride> e ne ho buttate parecchie anche così, quindi ho inforcato anche prime porte. Quindi. <ride> succede, succede, però insomma, diciamo c'è un po' di clima di delusione questa sera a Casa Italia. Ho visto musi lunghi. Prima ho incontrato Giovanni Malagò, presidente del CONI, poi eh, insomma, il presidente della Fisi. Diciamo che si aspettavano qualcosa di diverso. Le discipline veloci, Super G e eh, discesa libera sono andate, questo da una parte è un bene perché così almeno eh, diciamo quella, quella parte che è poi è più difficile da recuperare è, è, è stata come dire ultimata portata a casa con questo mondiale secondo te per esempio nelle gare di squadra che eh, fanno parte eh, diciamo sono medaglie di questo mondiale di cortina che ricordiamo 7-21 di febbraio quindi insomma ci sono ancora parecchi giorni e parecchie opportunità l'italia può dire qualcosa noi delle gare di squadra, come squadra, siamo complessivamente forti. È chiaro che non, non ci si allena quasi mai in uno sport dove gareggi per la nazione, ma soprattutto per te stesso, a fare team. Quindi in realtà non è una roulette, ma ma poco ci manca quindi diciamo che l'opportunità grande ce l'abbiamo in gigante con le donne è chiaro che oggi avere un risultato o una medaglia di bronzo con brignone avrebbe aiutato al morale un po globale e avremmo chiuso la settimana fino a, sì. alle discipline veloci in modo diverso e avrebbe dato un po di sorriso e eh, un po a tutti quindi ma anche al, alla squadra al team italia perché alla fine anche se sei un maschio e cioè sei una ragazza che fa medaglia, ti dà un po' di motivazione, c'è anche più entusiasmo ne, nelle interviste, in tutto quello che c'è intorno. Senti, oggi eh, qui eh, si parlava solo ed esclusivamente di un argomento che peraltro riempie le prime pagine di tutti i giornali e le prime pagine, tu di primo scroll di tutti i siti web del nostro paese, la decisione è arrivata... In extremis eh, da parte del ministro Speranza del governo che ha bloccato di fatto nuovamente per la terza volta consecutiva eh, l'attività delle piste da sci. Adesso la nuova data, la nuova Mecca sarebbe il 5 di marzo, però si è capito che gli impiantisti ormai si sono stufati e soprattutto sono possiamo dire incazzati neri. <ride> Ma sì, io. Parlo eh, per due cose, perché sono un appassionato di neve e un appassionato di sci che vive purtroppo, ahimè, in questa stagione di più in Svizzera che in Italia. In Svizzera la decisione è stata di aprire e non aprire i rifugi e quindi di far affluire la gente sugli impianti, lasciare la possibilità di sciare invece di affollare i centri dei, dei, dei paesi di montagna, di persone, quindi lasciarli liberi di fare uno sport che... Dove non siamo così vicini sì, quando mai. usciamo, e, <ride> e dall'altra parte parlo perché ho una scuola di sci a Livigno dove io ieri sera, eh, fino a ieri, avevo venduto delle lezioni da questa mattina alle 8:30 e mezza, ho dovuto chiamare i miei la mia segretaria a Livigno e dirgli chiama i clienti e purtroppo domani non possiamo fare lezione. E, e quindi sono deluso da imprenditore, deluso da amante della montagna, perché è come eh, si fanno tante altre cose, tutti i bar sono aperti, affollati perché comunque cioè, la, la gente ha voglia di uscire, ha voglia di stare e eh, di socializzare. Non capisco perché non si possa sciare. Quindi, allora. questa è una grande delusione, ma soprattutto una grande delusione perché vivo da anni in una nazione dove se prendo una decisione eh, la mantengo e ho una deadline con la possibilità che non, non perdo fiducia poi nel popolo con, per cui eh, ho, ho preso una decisione 20 giorni fa o 15 giorni fa, non posso cambiare dec decisione 10 giorni prima. Cioè. In Svizzera, se decidono che quella è la decisione, la prossima decisione è tra 10 giorni, tra 20 giorni, ma è quello, non cambiano le carte in tavola all'ultimo. All'ultimo, uh, questa mattina ci sono arrivate anche in redazione una serie di appelli. Son, erano stati venduti più di 9.000 ski pass in Lombardia, 15.000 sono i uh, maestri di sci che uh, per tutta la stagione non hanno lavorato. 15.000 maestri eh, di sci italiani, quindi sono di fatto 15.000 famiglie che sono rimaste a secco. Si parla di ristori, si parla di impianti che vogliono andare in causa con uh, il governo, con lo Stato di fatto, eh, si parla di uh, assicurazioni che uh, dovrebbero essere uh, attivate per una stagione che è veramente è andata in fumo, tra l'altro Doppia beffa perché stiamo parlando di una delle stagioni più nevose di sempre qui a Cortina. L'abbiamo detto più volte durante le nostre dirette: è la terza nevicata di sempre. Eh, intorno a noi ci sono per strada anche muri di neve. Basta salire un attimo, si arriva facilmente a 3-4. 5 metri di neve uh, e quindi come dire uno spreco uh, incredibile di uh, opportunità uh, tu facevi giustamente riferimento alla svizzera dove lavori se moritz uh, cramontana uh, e poi ovviamente livigno invece uh, in italia le uh, ski academy di uh, Giorgio Rocca um, diciamo in Svizzera come è andata? Eh, sappiamo che eh, è rimasto, sono rimasti aperti gli impianti, ma ci sono stati forse sotto Natale qualcosina, abbiamo visto a Verbier delle immagini delle funivie che insomma, sono sempre un po' così, però per il resto è andata abbastanza bene. Ma sì, devo dire che le regole, se ben uh, informati i clienti, le rispettano perché comunque sanno che stanno facendo una cosa che in questo momento è un po' borderline, però diciamo che stiamo vendendo molte lezioni private, eh, molte lezioni con piccoli gruppi, eh, che è un po' il nostro core business quello di fare gruppi piccoli per una buona riuscita della lezione. Diciamo che in questo momento ci sta dando ragione e in questa settimana di carnevale. Mi porterò i messi di Il vigno a San Moritz perché ne ho bisogno e perché c'è una grande affluenza. Quindi, diciamo che la polizia gira. Eh, soprattutto in questa settimana ho dei comunicati eh, dove mi dicono: fate rispettare le regole ai vostri clienti perché eh, ci saranno molte salate. Quindi, in realtà, noi da mh, tutor della montagna abbiamo informato i nostri clienti: i clienti sanno che cosa possono fare e non possono fare, mascherina sempre, tranne nel momento in cui si scia, e, mh, e basta. Quindi, e, avendo i ristoranti chiusi, non ci sono assembramenti ne, certo. nei locali e le lezioni terminano quasi per tutti i corsi tra le 1 e le 2 certo. e i ragazzi tornano a casa e mangiano, e, mangiano. e mangiano a casa. I clienti sono liberi di sciare e devo dire che con delle giornate così, sì. con una neve così, cioè è veramente un grandissimo peccato perché la montagna in generale, non solo noi maestri di sci, ma tutta l'infrastruttura, io mi immagino i ristoratori che hanno caricato i frigo per questa settimana di viveri, di bevande… Cioè che dovranno buttare certo. i, i, i beni di, 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 con scadenza breve staranno impazzendo. Quindi in realtà è un grandissimo mondo che, che pagherà pegno e, e durerà questa cosa, ce la tireremo dietro per cinque anni. Si parla di uh, un danno, uh, era stato calcolato fino alla ipotetica riapertura di 4 miliardi e mezzo di euro per l'arco alpino italiano, quindi non è un'economia, diciamo, dello svago, è una vera e propria industria che ha una connessione con il mondo del turismo e una connessione straordinaria con il mondo dello sport. Uh, abbiamo Uh, siamo solidali uh, con uh, tutti gli operatori del mondo della montagna, siamo molto dispiaciuti perché è vero, quello che tutti giustamente ripetono: c'è cioè la salute prima di tutto ed è, e vi stiamo vivendo un momento di pandemia. Però uh, pensare ad una funivia. Uh, che peraltro tendenzialmente è una corsa perché quasi tutte le località uh, diciamo ormai attrezzate oggi hanno una funivia per arrivare in quota e lì si diramano una serie di seggiovie che sono tutte all'aria aperta. Uh, le regole le, le conosciamo perché noi che ogni tanto andiamo uh, in pista per uh, motivi agonistici uh, sappiamo perfettamente che ci si muove con le mascherine, sappiamo quali controlli vengono realmente fatti che uh, al tornello della seggiovia c'è un distanziamento reale, perché si parla di punta, coda, quindi stiamo parlando di ben oltre uh, un metro e anche superiore alla distanza. Ma sì, poi ci momento... sono i restringimenti ah, esatto. con le reti che impediscono di affollare la gente. Non ci sono tubi, uh, non ci sono imbuti, non ci sono uh, momenti di questo tipo, sicuramente stare a pranzo All'interno di un ristorante a Milano o uh, anche in questi giorni, come sto vedendo a Cortina, ristoranti chiusi, uh, non necessariamente molto uh, areati. Beh, io non posso immaginare che sia una cosa così diversa. Ho visto code ai supermercati davanti alle chiese la domenica e nei grandi centri commerciali uh, molto, molto lunghe, molto, molto più serrate. Quindi, ahimè, è. Eh è un peccato, infatti quando posso sciare, quando posso fare lezione, quando posso divertirmi eh, perché vivo in un'altra nazione, cioè un po' mi dispiace, mi sento quasi in colpa perché da, da italiano e, e con i tanti appassionati italiani che ci seguono, certo. mh, non ti viene neanche voglia di postare, <ride> di mettere cose perché fai solo invidia e basta, certo. però devo dire che gli italiani si stanno organizzando e verranno in Svizzera tutti a sciare, vi aspetto e buonanotte. <ride> buonanotte. Uh, senti, in questi giorni ti ho visto però qui uh, impegnato per lavoro, uh, impegnato per ea 7 uh, Giorgio Armani, uh, impegnato anche a uh, coccolare tua figlia, a portarla in giro con le pelli e a fare qualche, qualche bella passeggiata. Insomma, non c'è soltanto lo sci di discesa, non c'è soltanto lo sci race, c è, c è, ci sono molti modi di vivere la montagna. Sì, dopo. Chiaramente ci, tutti ci si è organizzati perché alla fine, eh, durante il primo lockdown di marzo, anche in Svizzera non si poteva sciare e, e si apprezza di più diciamo quello che è il touring, le ciaspole, le slittate. Ci sono i pro e i contro in tutto proprio quando è troppo è troppo quindi in realtà ehm, in questi giorni mi sono goduto e dato che lei è abituata che a casa in Svizzera va a sciare tutti i giorni quando diventa mattino lei sa che prende le sue cose da sciare va a sciare qui gli faceva strano non sciare no? perché mi chiedeva non si può andare a sciare? No. Quanti anni ha adesso la bimba? Ha quasi quattro anni, 4 quindi, anni. Quindi, però lei l'abitudine in casa è che il mattino a casa Rocca ci si sveglia e, e si va a sciare okay, ognuno con i propri timing quattro figli e è... com'è il rapporto padre figlio sulla neve cosa gli ha insegnato cosa hanno imparato sei contento sono abbastanza contento <ride> perché sciano tutti e quattro abbastanza bene dal 15enne alla, a quella che ha quattro anni il terzo è più appassionato ha idea di fare l'agonista però non sono uno che lo spinge per forza Ogni mattina e ogni volta che si sveglia sceglie lui di andare ad allenarsi. Poi io gli do consigli. Lui mi chiama, mi chiede se ho guardato i suoi video. Non lo alleno direttamente, se non in rare occasioni, per non creargli delle aspettative che non voglio che, che siano quelle, perché ha 12 anni. E basta, gli, gli permetto di fare la strada che è stata permessa a me. E poi quando avrà magari 15-16 anni dovremo fare più sul serio perché comunque si spendono un sacco di soldi anche se è mio figlio. <ride> e quindi diciamo che adesso già stiamo trovando una strada per farlo vivere in montagna perché se vivi in città. Devo dire la verità, è, molto, è uno sport molto complicato. Se lo vuoi faremo a, a livello agonistico, e quindi facendo le scuole medie in montagna potrà avere questa opportunità e, e poi vedremo. Insomma, è importante che, che si divertano sempre. I primi due fanno più neve fresca, free ride, con queste nevicate hanno potuto fare quello sempre in sicurezza. E la piccolina, da quando ha due anni e mezzo, parte la mattina alle nove torna alle tre perché. Perché gli piace così. Adesso, in questo periodo, torna a luna, però, in realtà si spara delle giornate e arriva <ride> che è distrutta e la mamma è contenta così dorme <ride> così dorme senti oggi parlavamo in Tofana Lounge eh, nell'area di Rumerlo quella l'Hospitality straordinaria che ha allestito Fondazione eh, Cortina 2021 eh, proprio diciamo di che come si è trasformato nuovamente il mondo dello sci negli anni 70 era uno sport diciamo la verità da persone abbienti perché lo sci costava lo sci era veramente non dico uno sport snob ma sicuramente per gente che aveva i soldi per potersi permettere eh, l'attrezzatura e venire in montagna. Poi ci sono stati diciamo il boom dello sci e poi negli anni 90 e, e con il race card, quindi con lo sci eh, diverso, un pochettino più facile è più, di, è più facile curvare diciamo e quindi eh, anche un pochettino più veloce, forse appunto mh, lo start è differente c'è stato una grande grande eh, sport di massa, oggi lo sci è tornato uno sport per persone che hanno i soldi. Sì, purtroppo è uno sport molto costoso. se vieni con una famiglia, in un weekend vi prevedere di spendere parecchi soldini. Perché tra lo schifas, l'attrezzatura e lo spostamento. Diciamo che i noleggiatori hanno ovviato un po' il problema dell'acquisto del materiale, e con prezzi dignitosi riesci a, a noleggiare l'attrezzatura e non dovertela comprare. Però in realtà è, è uno sport molto. Oneroso, e, e sempre di più incontro bimbi e ragazzini che purtroppo non sanno sciare. Sono stato l'altro giorno in una scuola a Milano, eh, dove ci sono dei miei clienti di Samores che ci vanno e, e mi hanno messo in contatto col direttore perché ha avuto una grandissima idea di mettere una mini pista in plastica <ride> nel <ride> giardino della scuola. No, e quindi c'erano i miei ragazzini che facevano un po' da maestri, da tutor a, a quelli che non sapevano sciare, però a quelli che non sapevano sciare, in realtà in 5, 4 giorni, c'erano due maestri sci dedicati per tutte le classi, hanno imparato a scendere autonomamente a spasaneve. Senti Giorgio, ci rifaremo un po' sui ghiacciai quest'estate, sarà chi può dirlo sarà una, un, diciamo, un, un pagliativo avremo questo recovery sul, sulle piste Ma io me lo auguro perché sono sempre stato un positivo e, e non ho mai mollato e anche in questo caso anche se poi la speranza piano piano sta, la stiamo un po' perdendo con tutta la neve che ha fatto probabilmente gli acciai saranno colmi di neve e se si dovesse decidere di poter andare a sciare, magari le località che decideranno di aprire, magari chiuderanno i primi di maggio e ci godremo il fine stagione con delle bellissime sciate perché ci sarà un sacco di sole. Allora la speranza è l'ultima a morire, eh, noi facciamo il tifo per lo sci, grazie Giorgio Rocca grazie, te, grazie per essere venuto a trovarci, eh, buona serata a tutti, eh, vi rinnovo l'invito di rimanere eh, connessi con GQ, eh, profilo Instagram, profilo Facebook e naturalmente gqitalia.it per tutti gli aggiornamenti della parte sportiva e lifestyle. Grazie, ciao e buona serata.